Una mattina di festa non soltanto per il quartiere Angeli, ma per tutto il centro storico, quella di domenica 22 maggio, ed in particolare quattro i quartieri interessati, e cioè San Domenico, comprendendo gli Angeli, San Francesco Stazione, Provvidenza e San Giuseppe, Santa Croce e San Rocco. Tra una corsa seguendo un percorso di 7 chilometri, passeggiate, visite guidate e tanta beneficenza, sono stati numerosi i cittadini che hanno partecipato al giro tour organizzato da Legambiente e Fides Caltanissette, insieme a tante altre realtà locali, diocesi, parrocchie San Domenico, comune e soprintendenza. Durante la giornata sono state inaugurate anche le installazioni artistiche realizzate all'interno del progetto Ambience lungo la Via Angeli e il murales dell'artista Mauro Benincasa nella piazzetta del Vicolo Cardella. L'iniziativa è nata da un'idea del pittastore Lorenzo Maria Ciulla e sviluppata insieme a Barbara Grillo. Il progetto, che ha coinvolto la comunità del quartiere, è stato sostenuto dall'amministrazione comunale e, oltre che dall'associazione ambientalista, anche dall'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto, Soprintendenza e Parrocchia di San Domenico. Accanto ad uno degli alberi trasformati in opere d'arte, anche una panchina donata da Legambiente. Quando ci hanno proposto la manifestazione, noi siamo stati subito, immediatamente d'accordo, perché portare la gente nella nostra città storica per noi è fondamentale per farla conoscere, per anche cercare la nostra identità, ricercare la nostra identità nissena. Io qua devo ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato, ma devo ringraziare soprattutto Lorenzo Ciulla, dalla cui testa è uscita questa manifestazione, Barbara Grillo e Legambiente, quindi i Vocigna, per l'organizzazione, perché devo dire che l'organizzazione è stata veramente di alto livello, la gente è stata bene, molto bene, perché ha vissuto il centro storico e devo ringraziare pure i ragazzi che ci hanno fatto da guida, perché hanno studiato tantissimo, sono veramente preparatissimi. Abbiamo, secondo me, noi un futuro anche grazie a loro. Abbiamo fatto questo giro tour dei quartieri del centro storico, una bellissima collaborazione fra diversi enti, comitati di quartiere, Legambiente, Fidas, la parrocchia, la comunità parrocchiale attiva in questo evento. E anche il progetto Ambience è un progetto che raccoglie, come probabilmente sapete, diversi enti sempre del nostro territorio e del nostro quartiere, perché insieme è bello, insieme si costruisce, insieme si lavora e si cammina nella via proprio della sinodalità, nella via della verità, nella via del bene, nella via del bello, nella crescita insieme. La manifestazione è andata bene, è andata oltre le nostre aspettative. Abbiamo avuto circa 300 partecipanti che sono venuti anche da fuori il territorio di Caltanissetta, ma la cosa che ci rende veramente orgogliosi è che la città ha risposto bene. Il ricavato di questa manifestazione andrà devoluto interamente alla Chiesa di San Domenico.